Buonasera a tutti e benvenuti a Mupin Talk. Io sono Andrea Poltronieri e stasera affronteremo assieme un argomento che sicuramente susciterà polemiche e creerà due schieramenti nettamente divisi. Stasera parliamo del confronto tra Steve Jobs e Bill Gates. Dalla parte di Steve Jobs abbiamo Eugénie Munter. No, In... Bill Gates. Dal contrario. Oi, scusate, chiedo scusa. Dalla parte di Bill Gates abbiamo Eugénie Munter. Scusate, avrò offeso sicuramente tutti i tifosi di una parte e dall'altra. Imprenditrice e storica dell'informatica. Dalla parte di Steve Jobs abbiamo Vittorio Pasteris, giornalista e personaggio noto nell'ambiente dell'elettrocomputing. Innanzitutto iniziamo con una nota storica. Oggi è il 16 aprile. Il 16 aprile del 1977 a San Francisco si tenne il primo West Coast Computer Fair, la prima grande, relativamente per l'epoca, fiera dedicata ai computer. In quella fiera la Apple di Steve Jobs presentò il primo Apple II. Il primo computer che ha iniziato a rendere la piccola azienda Apple una grande azienda di successo. In quello stesso evento fu presentato il Commodore PET, il primo grande computer di successo ad essere dotato del Microsoft Basic. Guarda caso, che coincidenza! I due giovani imprenditori, nati entrambi lo stesso anno, in quello stesso evento di cui oggi ricorre l'anniversario, avevano presentato in un modo leggermente diverso i due primi prodotti che hanno iniziato a renderli imprenditori di successo. Le loro vite sono state parallele, pur avendo grandi differenze personali e di impostazione imprenditoriale, si possono trovare dei parallelismi. Sono nati nello stesso anno, entrambi nati nel 1955, e sono stati tra i protagonisti della prima grande rivoluzione informatica che tra fine anni 70 e primi anni 80 ha portato i computer negli uffici, prima e poi e subito nelle case. Hanno entrambi costruito un'azienda che tra alti e bassi è sopravvissuta, a differenza di molte altre aziende dei primi tempi, ed è diventata una delle protagoniste informatiche di oggi. Entrambi sono degli imprenditori, delle figure controverse. Iniziamo da Vittorio Pasteris. Vittorio, cosa ci racconti? Come ci introduci la figura di Steve Jobs? Buonasera a tutti, innanzitutto. Beh, dunque, allora, una premessa. Io sono qua, prendo le difese di Jobs. Non sono un fan sfegatato di Steve Jobs, perché, come dire, il soggetto ha delle grosse spigolosità, non è proprio un simpaticone. Bisogna sostanzialmente però ammettere che è una persona, un personaggio, un manager più che un informatico, un creativo, chiamatelo come piace voi, un pezzettino di storia importante che ha saputo, quello che mi impressiona di più del personaggio è che ha saputo reinventarsi e inventare delle cose che hanno cambiato il gioco del mondo dell'informatica, che poi è diventato mondo del divertimento, non so come dire, tradurlo, del divertimento per tutti, che poi è diventato il mondo della telefonia, poi è diventato il mondo dell'ubiquità con qualche aggeggio in mano con cui si comunica col mondo. E questo secondo me è l'aspetto più affascinante del soggetto. Io, tanto per capirci, il computer che sto usando per collegarmi con voi è un MacBook che oramai diciamo che una quindicina di anni ne ho una serie, anzi poi ne ho avuto anche prima, ho avuto per un breve periodo un computer Windows. In mano l'ho trovato giusto qua, non me ne accorgevo neanche perché appunto è entrato nella mia vita oramai da anni, ne avrà 20. Uno dei primi iPod che con cui sento la musica mentre lavoro qua nel mio studio in casa, dove lavoro una buona parte del mio tempo e ovviamente tutto questo periodo. Quindi il soggetto Steve Jobs ha avuto questa capacità incredibile di vivere seduto in un mondo che è quello da cui lui è partito. Tra l'altro ha una grande, come dire, ha creato un'epopea di se stesso che poi si è dilatato ulteriormente perché, come tutti sappiamo, è vero che sono tutti nati nel 1955, sia Jobs che
che Bill Gates, però purtroppo, come sappiamo, Jobs da 9 anni non c'è più, perché purtroppo ha dovuto subire questo tumore al pancreas che poi l'ha portato via. E questo, se vogliamo, come spesso succede quando un personaggio muore, non si capisce bene se la morte l'ha trasfigurato e ha dilatato, forse, non so se vi ricordate, penso tutti, come dire, i riti collettivi che ci sono stati alla morte di Jobs, che sono un pochino quelli molto vicini, non dico a una rockstar come Michael Jackson, che però molto probabilmente vanno oltre la dimensione imprenditoriale e anche innovativa del soggetto. Altro passaggio che secondo me vale la pena, io, quindi tanto per andare in ordine veloce, lui è passato dal 1976, il famoso garage da cui è partita Apple, all'invenzione di cose con cui viviamo ancora adesso, cioè altro, ne parleremo dopo, all'importare in maniera astuta o al utilizzare in un ambito business cose e innovazioni che nascevano in altre aziende, in altri contesti, che sono cose che per noi, anzi, penso che i nostri figli non si immaginano neanche un'interfaccia caratteri, perché sono nati con in mano un mouse, con un'interfaccia grafica, eccetera, eccetera. Poi, come sappiamo, se n'è andato dalla sua azienda dopo aver tirato fuori il Macintosh, che anche questo è un pezzo di icona, non del nostro secolo, del secolo primo oramai, perché aveva avuto i suoi scontri, le sue problematicità. Ha avuto questo passaggio, secondo me, molto interessante quando si è comprato la Pixar, quindi sostanzialmente in quel caso ha sparigliato per forse una delle prime volte importanti nella sua vita, passando dall'essere il manager di un'azienda che sostanzialmente a quei tempi produceva quella roba che si chiamavano computer, a diventare il proprietario di un'azienda che produceva, sì, cose fatte con computer, cioè cartoni animati, perché come sappiamo la Pixar è stata uno dei pionieri dei film fatti in maniera sintetica, chiamiamolo così, che oramai sono praticamente allo stato dell'arte, ma ai tempi erano qualcosa di importante. Lui se ne ritorna in Apple, più o meno perché l'hanno chiamato, perché ne avevano bisogno, e a quel punto si inventa, appunto, anzi, nuovamente, non si inventa, ma porta al mondo in maniera forte l'oggetto che stava nascendo con altre sigle in quei tempi, che volgarmente si chiamava lettore di MP3, che invece appunto diventa questo oggettino qua, cioè l'iPod. E in quel caso lì, io ho ancora a casa, perché sono vecchio come il cucco, dei dischi, ho ancora a casa dei CD, molta gente non sa bene che cosa siano queste robe paleozoiche che noi utilizziamo. In effetti, perché dall'iPod a seguire, quindi avendo creato sull'iPod un ecosistema continuo di distribuzione digitale di musica, è partito tutto quello che è la materializzazione della musica di oggi. Passaggi successivi altrettanto importanti sono stati sostanzialmente il passaggio dei iMac, che secondo me è un passaggio culturale, perché ha trasformato un oggetto che prima era una robina da nerd o da ufficio in oggetti sempre più da culto, come dal punto di vista estetico. Parleremo dopo, se abbiamo tempo, del fatto che una caratteristica di Jobs è stata proprio quella di puntare un casino sull'aspetto, sul design delle macchine che ha fatto, cosa che ha cambiato anche in questo caso il gioco. E poi è saltato fuori forse l'ultima creazione della sua vita, perché poi non ci ha lasciati, perlomeno come momento di discontinuità importante, che sono l'oggetto con cui vivono più o meno in compagnia tutti i cittadini del mondo che stanno in un paese con un reddito decente, cioè quello che ai tempi si chiamava iPhone e che ora si chiama smartphone in senso più allargato, ok? Quindi in effetti in questa continuità di cose, tante cose che abbiamo nella nostra vita ce le ha cambiate. Chiudo con una cosa, in tutto questo, come diceva Andrea in precedenza, ci sono lati più o meno scuri e più o meno complicati e non direi, chiamiamoli antipatici per questo momento. Che più o meno hanno tutti i personaggi che hanno, come dire, carriere importanti, eccetera. Ne parleremo dopo, anche perché secondo me ne vale la pena. Passo la palla. Grazie Vittorio. E invece di Bill Gates, Eugenie, tu come ce lo racconteresti? Come lo descriveresti? A Bill Gates diciamo che è partito un po' vantaggiato, perché lui faceva parte di una famiglia benestante,
perché aveva suo papà che era un grande avvocato e sua mamma cioè, era professoressa all'Università di Washington e anche aveva delle posizioni importanti nelle holding. E associazioni no profit, ma di alto livello, diciamo. Quindi, cioè, lui, grazie a alle loro posizioni, ha potuto accedere anche al college di Lakeside, dove ha incontrato due personaggi. Uno non è proprio un personaggio, però per me è come se lo fosse, perché nel mio lavoro il computer è quasi, diciamo, una parte della mia vita. E quindi prima di entrare a scuola ho avuto la fortuna di avere un terminale, e grazie a questo terminale, che era il Teletype Model 33, ha potuto poi, grazie a questo, comunicare con un computer che era il DEC PDP-10, per essere precisa. E lui era affascinato da questo computer e grazie a questo ha iniziato a interessarsi alla programmazione. Anzi, addirittura aveva oltrepassato il programma, il codice, per poter passare più tempo ancora con questo computer. Quindi, volendo fare il furbo, si è fatto una formazione. Il secondo incontro che ha fatto, diciamo, è Paul Allen, che anche l'ha aiutato, che era 2 anni più vecchio di lui, che l'ha aiutato anche a utilizzare questo terminale. E con Paul Allen praticamente hanno fatto un bel po' di strada insieme. I loro primi programmi l'hanno fatto insieme. Hanno usato diversi linguaggi d'altronde, sia il Basic che molti conoscono, e anche il linguaggio Fortran, che è un altro linguaggio del 56, fatto da un gruppo diretto da Jack Backus. Tuttora si usa anche, credo, con Python, se vorrei non sbagliarmi, ma so che viene comunque ancora usato con Python, quindi un bel po' di anni. E questa cosa che diciamo che è abbastanza buffa, l'uso è stato abbastanza buffo di Fortran, perché praticamente ha fatto il suo primo programma per organizzare le classi. E ovviamente grazie a questa programmazione si è ritrovato in una classe di molte ragazze molto interessanti, quindi ha saputo subito da giovane sia per hackerare gli orari sia per ritrovarsi in una classe di donne, ha saputo usare bene la programmazione, diciamo. Poi ha anche guadagnato soldi con Allen già da subito, quindi già da 12-13 anni in poi è già riuscito a farsi pagare i programmi che faceva per la scuola. E poi ha fatto anche una cosa che magari non tutti sanno, ha fatto una prima azienda con Paul Allen, che era la 3FO Data, che praticamente vendeva un computer che si chiama il 3FO Data 8008, e anche questo già aveva un nastro perforato, che poi si ritroverà in un altro computer su cui lavoreranno più tardi. E quindi questo primo lavoro gli aveva fatto guadagnare 20.000 dollari, che all'epoca non erano pochi. E dopo questa esperienza hanno aperto quindi la Microsoft, che prima si chiamava Microsoft col trattino, che è diventata poi Microsoft parola unica. E lì diciamo che anche da giovane hanno avuto un'ascensione pazzesca. Con Paul Allen hanno iniziato un progetto sull'Altair 8800, che anche lì nastro perforato. Non so se abbiamo una foto, normalmente dovremmo avere una foto di questo bellissimo nastro, che è servito poi a far funzionare, a riempire, cioè dare un cervello a una scatola vuota, come la chiamava Bill Gates ai tempi. Che d'altronde quando sono andati a presentarlo, cioè è andato poi Paul Allen a presentare tutto il funzionamento e praticamente Bill Gates si era dimenticato di dargli il nastro per il bootloader e quindi ha dovuto riscriversi il codice sull'aereo, che è una cosa dell'epoca, forse all'epoca i programmatori avevano questa capacità di scrivere numeri binari su dei fogli per poter far funzionare i propri computer dell'epoca. E poi, boh, non dico troppe cose nemmeno, ah sì, poi incontro Harvard con Steve Ballmer, che è anche lì personaggio molto,
colorito, non saprei bene come descriverlo, diciamo. Quindi lascio a voi la parola. Steve Monkey Dance Ballmer, famosissimo, più famoso per le sue capacità di ballerino del grande Puglio che per le sue capacità di manager, che sicuramente non sono da poco. Ma innanzitutto vorrei fare una domanda a Vittorio. Hai accennato al fatto che Jobs è stato mandato via in qualche modo dalla Apple per andare a fondare la Next e la Pixar. Com'è esattamente la dinamica? Perché diciamo quello che viene raccontato in breve è Jobs è stato mandato via, ma perché e come? Perché il capo, fammi dire un'espressione molto naive, di un'azienda di grande successo viene mandato via e come? Operativamente, come si fa a mandare via il padrone? Ma allora, innanzitutto bisogna dire dei passaggi intermedi. Il padrone non è il termine corretto. Era il fondatore, è vero, però stiamo parlando più o meno negli anni, dunque erano già passati, dunque Apple 76, poi va in borsa nell'80 e questi diventano tutti milionari. No, milionari in dollari, sì. Poi passano un po' di anni, quindi ne passano altri 6, se non sbaglio. E l'azienda era diventata quella che negli Stati Uniti chiamano una società pubblica, quindi quotata in borsa, in cui c'erano degli azionisti, eccetera, eccetera, in cui Steve Jobs era sostanzialmente il proprietario ancora di una bella sberla di azioni, eccetera, eccetera, era il guru della situazione, però gli hanno messo sostanzialmente, come dire, un badante. Allora, questo badante. Badante, come dire, in modo abbastanza allegorico, chiariamolo. Il badante aveva la funzione, era un badante che, tra l'altro, arrivava da un mondo molto diverso dal mondo che frequentava Mr. Jobs fino a quel punto, cioè arrivava da un'azienda che produceva bevande gasate, legge alla voce, Pepsi-Cola. E quindi capite che anche già quello, secondo me, il buon Jobs non è che l'aveva presa benissimo. Io faccio cose fighissime, computer, robe del genere, mi mandano questo che produce più o meno bibite casate. I due personaggi, allora, una cosa che non è mai mancata a Jobs e anche Bill Gates, ma forse Jobs è un pochino più evidente anche per gli spigoli che genera questo fatto, è la personalità. Mettiamola così, mettiamo due galli nel pollaio e dopo un po' vanno di spigola. Cioè, per una prima fase, Jobs l'ha messa, come dire, l'ha messa in maniera un po' tranquilla. Ha approfittato del fatto che doveva andare a fare delle presentazioni in giro per il mondo, per l'Europa, eccetera. Cioè, esattamente ha detto: vabbè, non prendiamoci di punta, io vado, faccio, disfo, tu fai, sta lì, gestisci, rivedi quel che devi. Quando purtroppo, cioè, quando poi è rientrato, la situazione non è che fosse molto cambiata, anzi, probabilmente. In assenza sua, Scully aveva ulteriormente, come dire, preso potere nella situazione. A quel punto la cosa si è risolta con il suo abbandono, diciamo, non è stato più che altro cacciato, e lì nacquero dei problemi legali non banali, per ovvie ragioni di rapporti, scritture e altre cose, ma anche perché tutti avevano paura a quel punto, visto e considerato che Jobs aveva da subito dichiarato che voleva costruire sostanzialmente dei computer di grossa qualità con un sistema sistema operativo innovativo non solo nell'interfaccia ma anche nella sua struttura di base. Quindi tutti avevano paura che mo questo se ne va e si porta via tutti i progetti, gli ingegneri nostri, che non è una cosa banale. E per la Apple, ovviamente. Allora, a quel punto ci fu una discussione contrattuale, girarono dei soldi e sostanzialmente Jobs si prese, fece un accordo con la sua casa uscente, nonché madre, per cui lui non avrebbe, si impegnava a non portarsi via ingegneri e a fronte, penso, di una bella paccata di soldi. E sostanzialmente addirittura Apple aveva la priorità di vedere le macchine prodotte da Next prima che lui le mettesse sul mercato. La cosa poi che forse nella testa di Jobs, che era uno che sapeva vendere bene, che voleva anche dire mi darà una mano Apple nel marketing,
non andò proprio così, anche perché dopo poco tempo Next, che faceva delle macchine straordinarie, penso che quelli che si occupano di storia di queste cose sanno perfettamente che la prima macchina al cui interno Tim Berners-Lee ha piazzato un server web e anche un browser web era un Next, che si erano comprati i signori del CERN. Mi sembra che una di quelle macchine sia a Bologna, al Museo della Scienza, a Bologna, a Milano, al Museo della Scienza. E quindi sostanzialmente poi a quel punto l'esperienza Next andò male, se la ricomprò sostanzialmente Apple. Tra l'altro oggi ho fatto un controllino, next.com redirige dentro apple.com, quindi evidentemente ancora il dominio è loro e se lo tengono ben stretto, anche solo per ragioni storiche, perché penso che altri gliel'abbiano chiesto. E lì finì questa avventura. C'è un'altra avventura che mi permetto poi mi taccio di raccontare velocemente, che fu il rapporto fra, in questa fase ci fu un altro manager che si chiamava Meglio, che tentò di, aveva capito che doveva cambiare un pochettino macOS e tirò su, non mi ricordo più se comprò, tirò su un'altra azienda che si chiamava, che costruiva, che sviluppava un sistema operativo che si chiamava BOS, che è una cosa piuttosto curiosa, tra l'altro era un sistema operativo con un'interfaccia, diciamo pure rivoluzionaria per i tempi, che non ha mai attecchito, e c'è ancora qualcuno che la sviluppa. Non ha mai funzionato più di tanto a quel punto in Apple, cioè non ha mai funzionato, non erano mai convinti di tirarla fuori sul mercato. A quel punto, quando, come dire, fra capra e cavolo, Steve Jobs decise di rientrare in Apple, nelle trattative si portò dietro anche Next e l'interfaccia che era stata creata per Next, che diventò a pezzettoni l'interfaccia che poi più o meno io qui ho davanti al nasone, che è quella di macOS. E lì finì questa fase di me ne vado poi ritorno, che è una dei pezzi forti della saga del personaggio. Io vorrei intervenire solo un attimo, perché vedo che c'è Fulvio che faceva una domanda su Fortran, che così rispondo subito prima di dimenticarmi, che effettivamente nel 77 Microsoft ha fatto una sua versione di Fortran, che effettivamente hanno riscritto la loro versione, che è ancora noto con il nome di Fortran 77, è uno standard del Fortran, mm-hmm, forse. Yes. Sì. Linguaggio ancora usato in, mm-hmm, ambito matematico specialmente. Sì. Il remake open source di BOS che è in corso mi sembra si chiami Haiku o un nome simile, se ricordo bene. BOS ha ancora uno zoccolo duro dopo tanti anni di appassionati che ne stanno facendo un clone open source da chissà quanti anni con il nome di Haiku. Ricordo che se ne parlava molto negli anni 90, era legato anche a un hardware proprietario. Sì, d'altronde un'altra cosa che volevo dire sull'intervento del sistema operativo è che in realtà innovativo lo è stato qualcun altro, in realtà, in tutto ciò. Nel senso che prima, nel 72 c'è già una compagnia che ha un nome non poco famoso, che la Xerox, che aveva già fatto praticamente un computer che esiste oggi, che era lo Xerox Alto, e praticamente aveva già quasi tutto, già avevo scoperto delle cose, ma ne ho scoperte anche altre, che praticamente aveva, cioè Lisa si basa, il computer Lisa fatto da Steve Jobs, da Macintosh, si basa proprio sulle caratteristiche di questo computer, pensando anche che pure Steve Jobs era andato alla Xerox per informarsi su questo computer e quindi era stato un pochettino vantaggiato, diciamo, in confronto a Bill Gates su questa cosa, e quindi aveva voluto vedere questo computer e far tante domande, perché questo computer aveva già un sistema di finestre, quindi come Windows e come il Macintosh, aveva anche un mouse col puntatore, anzi tre tasti se non sbaglio, aveva già anche l'Ethernet, che sembra una cosa un po' assurda a quell'epoca, un hard disk rimovibile, che anche lì era un'altra cosa non da trascurare,
si poteva già stampare quello che si vedeva sullo schermo, che anche lì era super innovativo tramite il PostScript. Aveva anche una porta, c'era la possibilità di avere, cioè, c'era la porta per la videocamera, che anche lì sembra una cosa assurda che nel 72, poi una porta seriale, e quindi cioè, poteva anche gestire un floppy esterno addirittura, quindi cioè, sembra assurdo, però in realtà esisteva già questo computer, però per colpa della sua direzione, la direzione di Xerox è passato completamente inosservato. Quindi innovativi in realtà Bill Gates e Steve Jobs lo sono stati, ma sono stati più che altro furbi, perché poi bisogna dire che Gates lo è stato anche lui, perché ovviamente si è basato, cioè ha usato un po' quello che è stato usato su Lisa, perché ha pure fatto comprare il computer al suo team, per il suo team per studiarlo, e lì è nato anche Windows da questa cosa. Quindi è passato, diciamo che Xerox è stato il primo, poi Apple è stato più veloce a copiarlo, anche se poi quasi in contemporanea Gates ha fatto uscire anche Windows dall'altra parte. Poi in No, più il sistema. dicevo sul tema di Xerox, che Sì. effettivamente molti dicono è stata depredata da questi signori. Io la vedo un po' diversa, nel senso che secondo me quelli di Xerox non dico un po' polli lo sono stati, però sostanzialmente hanno sviluppato della ricerca che qualcuno direbbe teorica, e appunto ci portiamo tutti dietro oramai, tra l'altro, ahimè. I grandi personaggi che hanno creato queste innovazioni hanno l'età per cui in questi anni ne sono morti un po', ecco, non vorrei poi tanto in questi giorni parlare troppo di queste cose, però in effetti ne sono morti un po' negli ultimi anni. Però poi alla fine della fiera hanno speso, investito un sacco di soldi nella ricerca e poi non hanno capito però le cose importanti che avevano in mano. Tra l'altro poi sono andati a fare un po' per fare i fighetti. Andati a presentarli all'uno e all'altro, e i quali hanno capito che invece le cose che gli altri avevano pensato erano molto interessanti, avevano un grosso futuro, e in varie maniere bastava andare a prendere un po' di progettisti e portarseli in casa. Si sono portate in casa le interfacce, poi sono nate cause legali che la metà basterebbe, però alla fine della fiera Xerox ce la ricordiamo poco. Microsoft ed Apple, ce le ricordiamo, sappiamo tutti chi sono, no? Beh, una cosa interessante è che possiamo mettere il video così vedete un po' di cosa si parla, perché magari nessuno l'ha mai visto, direi. Vediamo. Vediamo. Good morning. Good morning. You come into your office, grab a cup of coffee, and a Xerox machine presents your morning mail on a screen. What's the mail this morning? This one looks interesting. Let's take a look at this. I'm going to need a couple of copies of this. Push a button, and the words and images you see on the screen appear on paper. Oh, thank you. Thank you, Fred. You know, Fred, I think everybody on the routing list should see this. Push another button, and the information is sent electronically to similar units around the corner or around the world. This is an experimental office system. It's in use now at the Xerox Research Center in Palo Alto, California. Soon, Xerox systems like this will help you manage your most precious resource, information. Anything else? Flowers. Well, what flowers? My anniversary. I forgot. Molto interessante. Dà da pensare il fatto che molti dei principi su cui sono basate le interfacce utente che noi usiamo oggi, ogni giorno, erano già definiti e già chiari con i limiti tecnologici all'epoca nel 1972. Sembra che al di là dell'avanzamento tecnologico ci siano stati limitati avanzamenti concettuali nell'interfaccia utente con i computer. Chissà, l'interfaccia utente è nata già perfetta e non o quasi, ha Però bisogno di lì poche bisogna evoluzioni. ammettere che adesso io non voglio fare il difensore di Jobs, però a quel punto il signor Jobs, quando ha tirato fuori l'iPhone, sostanzialmente, ha tirato fuori questa interfaccia qua che si chiama di Tony, e che poi alla fine della fiera, io vedo a volte dei bambini
che tentano di pucciare delle ditate sugli fermi, gli schermi non touch dei normali laptop, e dimostrano come questi sono oltre, nel senso che non sanno neanche più quasi al mouse. E lì, secondo me, lì ha avuto un'idea geniale, ecco, che poi sì, è diventata di uso comune, perché poi le interfacce a dito oramai le hanno gli Android, le hanno buona parte degli schermi anche delle ultime generazioni di portatili e così via. In effetti, quello che però tu dici è corretto: non è che l'interfaccia, cioè siamo in interfacce particolarmente, ecco, mettiamola così, poi lasciamo perdere, perché sennò poi usciamo dal seminato. Le interfacce vocali faticano ancora, se non per fare delle cose piuttosto specifiche, no? Sì, io cerco di accendersi le luci, ma con scarso successo di solito. Però Gianni, quante luci hai? Ne hai due, perché la terza comincia a trovare lunga. Esatto. Segnalo un commento che ci dice che i dirigenti della Xerox avevano in mano la gallina delle uova d'oro e non l'hanno capito. E purtroppo no. No. Però facciamo un po' di domande cattive, non è qui uno scontro, quindi iniziamo con domande che vanno un po' più a esplorare aspetti controversi dei personaggi. Eugenie, sì. Ma è vero che Bill Gates è riuscito a vendere il suo sistema operativo alla Microsoft, superando la concorrenza di un'azienda molto più titolata, la Digital Research di Gary Kildall, grazie a un qualche tipo di raccomandazione, perché la madre di Gates era un'impiegata all'IBM o una fornitrice all'IBM o aveva qualche aggancio in IBM? C'è del vero in questa storia? Perché rimane questa bizzarria. Digital Research è un'azienda nettamente più grande, più affermata, dominatrice del mercato col CPM. Arriva un'azienda nettamente più piccola, famosa solo per il Basic, e IBM gli mette in mano il suo sistema operativo. Com'è andata esattamente? È già quando è andato, diciamo che c'è un po' un tris, diciamo, perché quindi c'è da una parte, cioè IBM praticamente era già in accordo con Gary Kildall per il suo sistema operativo del CPM, e quindi già dovevano basare il loro computer su quello. Però anche nel frattempo, come dici tu, c'era la mamma di Bill Gates che faceva parte di un'organizzazione no profit, la United Highway, di cui lei era nel CDA e aveva incontrato il CEO di IBM, John Opel, se non sbaglio il nome. E praticamente questo è riuscito a fargli permesso a Gates di incontrare IBM, diciamo. Però Gates, la differenza, diciamo, di Kildall, non aveva proprio un sistema operativo, quindi è andato da Patterson a farsi vendere quel famoso QDOS, quindi visto che non gli hanno detto proprio il cliente a cui stavano per vendere quel bellissimo sistema operativo, quindi per questo che penso che poi, penso, se non sbaglio, che sia Paul Allen addirittura aver fatto la trattativa con Patterson. E quindi non sono sicura della cifra, perché questa effettivamente ne ho viste diverse in realtà, perché ho visto 25.000, 50.000, quindi dovrei verificare il prezzo che ha pagato in realtà per comprare il sistema operativo. Neanche pochissimo, neanche 2 lire, però... No, però per sapere, visto i miliardi che poi si è fatto, sì. Poteva infatti anche... qualcuno dice che Bill Gates ha praticamente truffato lo sviluppatore originale del DOS. Sì, quello sì. Ma quello che è stato più fregato è Kildall, in realtà, perché poi la storia dice che non si sa se era in sede quel giorno là, quando sua moglie ha firmato il contratto, diciamo. Quindi forse era nella sede, forse no, forse era in aereo. Non si capisce bene cosa sia successo. C'è un po' sì, pare che quel volo in aereo gli sia costato molto caro, a quanto sì, dicono. Sì, 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 per lasciare la moglie firmare. Non dovrei dirlo, perché io sono soccia di mio marito, però vabbè. Sempre però non vola tuo marito. No, per fortuna no, meno male. No, e quindi li ha fatto. Ma diciamo che comunque non è che sia stato proprio messo fuori gioco, solo che poi il suo sistema operativo, perché quando compravi l'IBM all'epoca
potevi scegliere tra l'MS-DOS o il CPM. So che il CPM 86. costava 240 dollari contro 40 dollari l'MS-DOS, quindi alla fine uno per forza di cose, cioè funzionava benissimo l'MS-DOS, quindi non è che uno va a spendere di più per questa cosa. D'altronde è quello, l'IBM 5150 se non sbaglio. Ha permesso a Gates poi di, cioè col suo contratto ha potuto anche mettere il sistema operativo su altri computer per altre compagnie, ed è quello che l'ha reso molto più ricco all'inizio di Steve Jobs in un certo senso, perché ha potuto essere installato su qualsiasi computer e costava meno, costava la metà. A proposito di questa immagine che vediamo, anche per dire che c'era una rivista, una cosa che ho saputo di Gates che era molto originale, che praticamente lui è stato uno dei primi a fare uscire su una rivista, credo sia PowerPC, un floppy con una prova, una trial di Word, col floppy proprio. È stato uno dei primi a usare la rivista per promuovere un software, diciamo. È una cosa che ho Ha letto. lanciato una moda che poi per qualche anno è stata un cavallo di battaglia di tante riviste, allegare software in versione prova. Sì, è vero. Anche Adobe li compravo. Affascinante. Invece, Vittorio, Certo. Steve Jobs torna all'Apple portandosi in dote Next. E salva l'Apple dal fallimento grazie alle sue intuizioni, grazie all'iMac, grazie al sistema operativo basato su Unix, al display PostScript e a tutto questo, ma grazie ai soldi di Bill Gates, soprattutto. C'è la famosa presentazione in versione Grande Fratello con Bill Gates collegato col faccione che dice: "Adesso sono anch'io con voi". Come mai Bill Gates ha salvato la Apple? O anzi, come mai Jobs è andato a farsi salvare proprio da quello che per certi versi era il suo rivale? La rivalità è un po' costruita, Allora, erano uomini d'affari. i giornalisti, io ci faccio ahimè anche parte, poi si inventano varie storie anche per creare un po' di info di notizie. Prima, come dire, il vissuto che hanno anche espresso sia Jobs che Bill Gates negli anni non è poi alla fine della fiera. Vabbè, c'è la ricostruzione, ma anche quella fino a un certo punto è antitetica e poi diventa amicale. Del documentario film I Pirati di Silicon Valley, no? All'inizio, evidentemente, erano giovani, si prendevano anche un po' di punta, è anche comprensibile. Poi, però, ovviamente, più che sviluppatori, programmatori, eccetera, eccetera, sono diventati, chiamiamoli pure, uomini d'affari, come businessman, come direbbero gli americani. Morale della favola, a un certo punto, Bill Gates, come sappiamo, era diventato l'uomo più ricco del mondo. Perché? Perché sostanzialmente in ogni computer che al mondo veniva installato, lui si beccava, direi senza colpo ferire, le royalties legate al sistema operativo. Vendine uno, vendine due, e dopo un po' capisci che come la quantità di denaro che questo hanno accumulato, e poi l'ha anche gestita bene, tra l'altro, anche perché è diventato oramai un filantropo. Come dire, forse il più grosso sparpagliatore di denari del mondo. In quel momento il suo, chiamiamolo pure amico, Steve Jobs, perché poi alla fine della fiera si frequentavano, c'era un rapporto, direi, che poi è diventato sempre più amicale e secondo me si è sempre più pianificato, non pianificato, appianato nel corso degli anni, man mano che anche loro sono, non dico invecchiati, ma sono diventati più saggi, chiamiamola così. Quindi in quel preciso momento, secondo me, c'era il classico rapporto di interesse reciproco a fare la cosa. Ovvero sia, Jobs aveva bisogno di soldi, cioè Jobs, la sua azienda, la Apple, quindi più o meno la stessa cosa. Gates ne aveva tanti, che da buon uomo d'affari, anche quella è una bella caratteristica di Gates, era buona cosa investire in un'azienda che secondo lui avesse un futuro importante. Non solo, ma tutto questo, e lì torniamo ai giornalisti,
questa transazione economica serviva anche come grande atto di pace, di riappacificazione e anche di riconoscimento reciproco fra i due personaggi e fra le due aziende, che nel frattempo avevano tutta una serie anche loro, come sappiamo, di cause più o meno serpeggianti su varie cose di diritti d'autore, eccetera, eccetera, come si è detto prima. Quindi praticamente nello specifico non ci vedo nulla di particolarmente, a parte l'infioritura storica, di particolarmente pazzesco, proprio per il fatto che c'era un interesse reciproco delle parti a fare una cosa che conveniva a entrambi e che di fatti poi è servita a entrambi, perché se vogliamo un po' il mondo Apple si era infilato in un vicolo vagamente cieco, cioè bellissima interfaccia, cosa figa, ma applicativi quali? L'altro, Bill Gates invece gli applicativi ci aveva riempito il mondo, no? Più o meno. Eugenie, invece, per come la vedi tu, questo matrimonio di interesse, come è nato e come ci sono arrivati i nostri protagonisti perché Gates ha salvato il suo rivale? Perché già è nato dal fatto che Steve Jobs doveva tornare all'Apple e l'Apple era messa male comunque finanziariamente, quindi ha dovuto trovare, come faceva sempre, una soluzione per tirarla su, un'idea originale, che questa volta è stata di contattare Gates, perché avevano delle questioni in sospeso, e quindi Gates non è che abbia potuto rifiutare così tanto questo aiuto. Quindi praticamente il deal è stato che, diciamo che la Microsoft, una cosa prima importante è che ha comprato 150 milioni di azioni, se non sbaglio, per salvare l'Apple. E quindi però questa operazione è stata decisa perché, visto che la Microsoft era una grossa azienda molto importante, se a comprare azioni dell'Apple da parte di Microsoft gli dava un grande valore, perché guarda, comunque Microsoft è una grossa azienda, compra azioni di un'azienda che in realtà non è che stesse tanto bene, però effettivamente agli occhi della gente ha avuto un bel impatto. Poi stranamente dall'altra parte Microsoft aveva una causa aperta con l'Apple per la copia del codice di QuickTime, e quindi visto, è vero che Gates, avendo tanti soldi, avrebbe potuto trascinare la causa per secoli, perché con gli avvocati che aveva era ben protetto, diciamo, però ha deciso che praticamente con Gates sono messi d'accordo anche lì, con Gates, con Jobs, scusa. Sono messi d'accordo anche lì, e quindi con 150 milioni di nuovo la causa si è chiusa. Poi in più altri accordi che sono stati fatti è che su Mac è stato sviluppato Office, anche che era una bella cosa per Gates, perché tuttora, cioè anche pochi anni fa, sviluppavano ancora questa cosa, e in più c'era la bella cosa del bellissimo Internet Explorer, che era presente anche sui Macintosh, che per noi, io rido quando dico Internet Explorer, perché nel nostro lavoro è stato un po' un incubo a un certo punto, questo browser, però è stato, poi fa ridere che d'altronde Gates alla base non era molto convinto dal successo dei browser, poi alla fine ne ha fatto una bella ossessione, perché ha anche fatto fuori, cioè fatto fuori. Diciamo che ha avuto grossi problemi con la Netscape poi per questa cosa. Un'altra causa aperta, diciamo, che gli sono valsi tanti soldi. Famosa prima guerra dei browser. Sì. A proposito di cause, mi segnalano come un possibile motivo dell'accordo del salvataggio di Apple da parte di Microsoft fosse anche i problemi di antitrust che negli anni 90 aveva la Microsoft. Ci sono stati lunghi processi che hanno anche compromesso probabilmente agli occhi dell'opinione pubblica l'immagine dello stesso Gates, perché prima era visto come un nerd, questi occhialoni, questa immagine così. Poi, in seguito a questi processi, sono state cause, testimonianze, viste dove è stato ha avuto un po' un'immagine come uomo d'affari spietato.
ci sono dei collegamenti tra l'antitrust e quelle vicende. E come sono andate esattamente quelle vicende poi? Effettivamente queste cause l'hanno un po' distrutto dal punto di vista della sua immagine, giustamente, perché uno che era molto pulito direi di no, perché un po' di stupidaggini ne ha fatte, diciamo. Poi aveva un carattere, come ogni imprenditore, tutto suo. Nel senso. Però sì, è stato proprio colpito. Cioè, nel senso, però aveva questo problema, un po' questa ossessione, come si potrebbe paragonare l'ossessione di Jobs per la IBM, per la concorrenza, lui aveva questa ossessione di voler schiacciare un pochettino le persone, cioè le aziende quando gli facevano paura. Quindi c'è anche, d'altronde, una bellissima scena, c'è cioè una bellissima ripresa al tribunale di lui che è completamente sfasato, che forse abbiamo anche le immagini di questo, in cui lì ha perso, si vede che ha perso proprio, che si capiva dalla sua faccia che queste cause Now, l'avevano proprio distrutto. when Brad Sì, Chase no, allora c'è writes una to you cosa, and the others, allora è una tendenza che we need to ormai è continue our storica, no? Quella jihad next year. del Do you chiamiamolo abuso understand di that he is posizione referring dominante, to Microsoft when he nel uses the senso word we? che No. in quel What do you momento think he lui, means when he come uses the abbiamo word detto, we? aveva I'm not sure. diciamo pure Do you know what he means lo by jihad? stradominio dei sistemi operativi lato utente finale, diciamo, lato computer, lato desktop, lato aziende, no? Non dei server, e quindi sostanzialmente faceva il buono e cattivo tempo. Lì si sono messi in mezzo negli anni i vari dipartimenti degli Stati Uniti, l'Unione Europea, eccetera. Poi la cosa si sarebbe ancora sistemata se lui non avesse voluto fare, lui vuol dire Gates, non avesse voluto, diciamo, estendere il suo monopolio, creando un rapporto più univoco tra il browser e il sistema operativo, no? Non avrei altro browser al di fuori di me, e questo sostanzialmente Netscape aveva fatto la sua causa sostanzialmente per ragioni di chiamone pure, come si direbbe adesso, di principio più che economiche. Però questo ha sparigliato, non per niente recentemente in questi anni ci sono state forti discussioni su stessi temi, ma con un'altra azienda che si chiama Google, quando questa ha lanciato Chrome. Però era molto più semplice l'approccio legale fatto da Google, anche perché una cosa è un'azienda che produce, beh, Google poi dopo se ne ha fatto ancora un qualche pezzo in più, che produce sostanzialmente un motore di ricerca, tutta una serie di piattaforme, una piattaforma direi dominante anche nel settore dello smartphone che si chiama Android, e poi ci mette dentro anche il Chrome. Il grosso problema lì poi, ma i nostri eroi su quei temi non si sono mai troppo cimentati. Entra poi nei problemi legali della privacy, che però su quello non mi viene in mente che i soggetti della nostra discussione serale si siano mai accapigliati troppo, perché era un tema ancora ai tempi loro, come dire, non così di pubblica discussione, ecco. Sì, dici bene, ai tempi loro, perché ormai sono entrambi fuori dai giochi. Jobs purtroppo ci ha lasciati, ma Gates anche prima aveva lasciato praticamente il mondo dell'informatica, pur mantenendo, se ricordo bene, la qualifica onorifica di capo programmatore della Microsoft. Sì, chef software architect, era più figo così. Giusto, giusto, beh. Lui Giusto. ha una base tecnica comunque e ci tiene a mantenerla, e invece Gates si è poi dato a tutt'altro. Oggi Gates Sì. è fondamentalmente un filantropo. Cosa fa di lavoro Gates? Fa il filantropo, poi cosa ha detto questo? Fa questo. Sì, anche lì per raggiungere anche la domanda che mi hai fatto prima, effettivamente anche questo, c'è chi si è chiesto se non era un modo di ripulirsi un pochettino anche non la coscienza, ma anche lì l'immagine di nuovo. Cioè è vero che lui, diciamo che dicono, ho letto su questo, che praticamente la sua parte
passione per la filantropia, sia uscita durante il viaggio di nozze con sua moglie perché erano andati a fare un safari, e la cosa che li aveva colpiti è vedere proprio la povertà che c'era intorno a loro, e quindi da lì sarebbe partita proprio questa voglia di aiutare il mondo. È vero che poi quando uno, e me, diciamo che si può dire che in un certo senso è un merito, perché uno che ha soldi non per forza aiuta gli altri, questo bisogna essere onesti. Lui su quello ha comunque preferito dedicarsi a quello. Poi d'altronde, oltre che per aiutare per i vaccini, per la purificazione delle acque, per le fognature, ha fatto anche un accordo con altre persone, con Bono degli U2, con Zuckerberg, per dare la metà della sua fortuna. Ci si potrebbe anche nascondere anche un vantaggio fiscale su tutto ciò, diciamo. Però la cosa anche divertente anche di questa cosa, d'altronde delle donazioni, oltre al fatto che sembra che abbia dato più soldi dell'OMS, è anche che dà meno soldi ai suoi figli. È una cosa che mi ha stupito moltissimo, nel senso che ha sempre fatto in modo di lasciarli finanziariamente, per quello che si può dire, per quel livello di soldi, diciamo, indipendenti, per fare in modo che loro si facciano una vita loro, nel senso, non solo con i soldi di papà, diciamo. E questo è sorprendente, anche per l'eredità credo che non avranno, cioè, come dico sempre, effettivamente sarebbe su una fortuna altissima, quindi anche se cioè, noi avessimo un'eredità 10% dei nostri genitori, forse non sarebbe come il 10% di Bill Gates, però sorprende comunque anche questo. Poi cioè, magari ha una casa di non so quanti ettari, però lì è stato sorprendente per me vedere che per i suoi figli invece aveva scelto di essere un po' più ristretto e di essere più generoso col resto del mondo in un certo senso. Okay, una casa però particolare, giusto? Una casa tutta domotizzata, ma già sì, da, sì, sì. Da chissà sì, quando. Sì, sì, praticamente chi va a casa sua si ritrova, entra una specie di beige che quando passa nelle stanze può cambiare la temperatura, l'illuminazione, ha degli amplificatori nascosti nei muri che sei seguito dalla musica, ha un theater con 20 posti, una sala ricevimenti con 200 posti, 24 bagni, con 10 con vasca, non 24 con vasca, 10 su 24, chissà, io dico da francese, chissà se è il bidet, e sei cucine, c'è anche un trampolino con un soffitto di 7 metri, ho visto, è una cosa abbastanza particolare, non so per cosa faccia uno col trampolino, però va bene, e poi anche un laboratorio suo galleggiante. Gates ama saltare, ci sono i famosi filmati in cui salta le sedie, quindi forse per questo gli serve il trampolino. Sì, sì, è un po' strano, ma la cosa bella è il suo laboratorio galleggiante, questo dove fa i test della domotica prima di metterlo, fare installazione in casa sua. È una cosa che io avrei voluto, forse più mio marito d'altronde, della verità, però questa è la foto che vedete, è un ranch che ha per le vacanze, un piccolo ranch con i veterinari anche per curare i cavalli. È una cosa abbastanza bella. Allora, io devo dire una cosa, io Jobs che faceva il filantropo non me lo sono mai visto, ma non perché, innanzitutto perché è molto giovane e quindi cioè, l'attività filantropica uno la fa quando o è troppo ricco nelle palle piene, no? Poi secondo me lui si sarebbe sostanzialmente annoiato, perché poi secondo me rispetto a Gates era molto più compulsivo Jobs, anche per come si muoveva, per come viveva, cioè uno proprio che così aggrediva piuttosto la vita anche alcuni suoi collaboratori. Io penso che l'atto più filantropico che lui ha fatto è stato quello del famoso discorso fatto all'Harvard University, no? Come si chiama? Be full, be angry, quella roba lì, adesso non mi viene più la cosa lì, che è stato utilizzato in infinite conferenze, cose motivazionali, lauree, che ne so,
pomeriggio al caffè, che sì, ecco, lì ne abbiamo parlato anche un po' in questi giorni, su cui si è creato tutto questo hype, per usare un termine figoso, sulle start-up, sulla necessità di, come dire, costruirsi qualcosa di proprio, di essere imprenditori, di non fermarsi mai, che da un certo punto di vista è piacevole, interessante, un senso, tutto quello che volete. Dall'altro, secondo me, ha creato un po' di tante balle, e ha creato anche la capacità di crearsi più delle volte, più che un vero e proprio aziende, un auto incensarsi per poter andare avanti in un percorso imprenditoriale che poi più o meno alla fine di un'impresa è molto semplice, alla fine devi fare i conti, e puoi riempirla di ormoni, gasarla molto, ma poi prima e poi, all'ultima riga del bilancio ci arrivi, no? E se la riga del bilancio è brutta brutta, finisce male, ok? Questo secondo me è il passaggio più interessante. Che l'altra cosa che mi permetto di ricordare della grossa differenza tra i due personaggi è proprio la capacità istrionico-mediatica di Jobs in queste sue famose, oramai, e che devo dire dopo la sua morte non hanno avuto assolutamente un emulo nel nuovo amministratore delegato di Apple, cioè queste sue presentazioni di prodotti che diventavano sostanzialmente una via di mezzo fra lo show, il rito pagano e qualcosa di molto simile, no? Il tutto, forse la presentazione più storica è, a mio modestissimo parere, la presentazione del primo iPhone, anche perché in quel momento lui stava veramente presentando qualcosa di diverso. Prima non è che quando è partito con gli altri prodotti storici di Apple, beh, forse l'iPhone sì, però facesse queste presentazioni con grandi teatralità, tra l'altro più o meno sempre nello stesso teatrone di San Francisco, che mi faceva sempre morire dal ridere, si chiama Moscone, e mi viene sempre in mente che penso che in Italia lo facessero al Moscone Center, tutto per ridere. Però questo è diventato poi, se vogliamo, questa capacità di presentare i prodotti in questa maniera teatrale, scenografico, spettacolare, una cifra che poi molti hanno anche tentato di copiare, se vogliamo anche dal punto di vista dell'abbigliamento esterno, quindi il classico maglioncino nero buresco, che è diventato anche in questo caso la firma del Jobs vivente. Poi gli ultimi anni, penso che ve lo ricordiate tutti, fra il fatto che era oramai dimagrito come uno che ha subito un tumore che ti morde, e il fatto che era oggettivamente invecchiato anche come uomo, al di là di tutto, perché ha superato una certa età e aveva un po' perso dello smalto, però lo smalto, diciamo, degli anni inizio 2000, e beh, quello era un personaggio per quei tempi. Sia, forse, come mi piaceva notare, sia l'uno che l'altro hanno alimentato in un modo, anche in momenti diversi, Gates più negli anni 90, Jobs più negli anni, primi anni 2000, hanno alimentato un certo culto della personalità, come potevano fare certi leader politici, perché sia l'uno che l'altro hanno costruito una certa immagine di se stesse e l'hanno alimentata, creando dei gruppi di fan veri e propri, che per imprenditori è abbastanza insolito. Cioè, c'è Bill Gates, che tanto era già sicuro da giovane di diventare milionario, poi è diventato miliardario, però perché dice, a 30 anni sarò milionario, poi alla fine a 31 era miliardario. Però erano già, forse anche Steve Jobs, erano già persone che sapevano cosa volevano in realtà. In realtà hanno avuto principalmente la fortuna di essere accompagnati bene, perché sia Paul Allen che Wozniak sono state, se bisogna essere sinceri, sono quelli che praticamente erano i cervelli veri, diciamo. E poi però è vero che nella coppia Gates e Allen, Gates però era anche lui un genio, invece, però in realtà grazie a questo talk mi sono resa conto che Gates e Steve Jobs erano diventati a un certo punto più la parte commerciale che la parte tecnica, anche se poi Gates verifica i codici
di tutti i programmi, ovviamente, prima del lancio, però erano diventati proprio loro una specie di, sì, di pubblicità della loro azienda, nel senso tutti e due, e dietro però erano stati lanciati principalmente da questi geni che erano Wozniak e Allen. Questo bisogna riconoscerlo comunque, perché sono famosissimi, ma per la gente di, non di oggi, perché di oggi addirittura io pensavo, quando proprio ho letto queste cose e tutto, mi sono detta che forse le generazioni che nascono oggi non sapranno nemmeno più chi sono loro, d'altronde, perché Steve Jobs non c'è più e quindi se ne parlerà sempre di meno, a parte se il Museo dell'Informatica promuove la sua storia. Faccio un po' di pubblicità nel frattempo. E effettivamente poi se non se ne parla, poi i giovani di oggi, non, loro conoscono già i computer come sono oggi, conosceranno delle cose, spero, più belle di quelle che abbiamo adesso, anche se le macchine volanti noi pensavamo che sarebbero esistite, adesso non volano ancora. E quindi sì, cioè, è vero che non esiste più, cioè Zuckerberg o Bezos hanno fatto delle cose straordinarie anche, però non hanno avuto più fortuna perché hanno già gli strumenti sotto mano. È vero che sembra che comunque che Harvard faccia dei miracoli con la gente, comunque. Io rimpiango di non essere andata a studiare lì. Sì, io aggiungerei solo due cose. Una, che oggettivamente quando loro hanno fatto le cose che hanno fatto era molto più facile di farlo rispetto adesso. Cioè c'era molta meno competizione. Perlomeno l'atto di partenza che loro, gli atti di partenza sortito che loro hanno fatto, quindi sostanzialmente nel caso di Gates rivendere il sistema operativo di IBM, perché l'abbiamo ripetuto prima, nel caso di Jobs creare la Apple, poi se vogliamo creare, che so io, il Macintosh, eccetera. Tra l'altro una cosa che mi sono dimenticato nel racconto è che anche giustamente Jobs ne ha fatte degli errori. Uno degli errori che forse i veri nerd ricordano con grande amore, che però non ha funzionato, è il Newton, quindi il primo modello di PDA, cioè quindi di oggetto personale, che era una roba, che era una tecnologia per i tempi impressionante, tra l'altro fatta dai russi, e cioè il sistema di riconoscimento calligrafico, che è una cosa che tra l'altro poi dopo quello ci hanno un po' provato i produttori di Palm, di quelle robe lì, cioè fare in modo che il device riconosca la nostra scrittura, o una scrittura diciamo in formato vagamente simile alla dattilografia. Poi la cosa è stata bypassata dal famoso ditone di cui parlavamo prima, quindi dall'interfaccia tipo iPhone, e poi adesso con l'interfaccia vocale. Comunque dicevo, sono due personaggi che poi alla fine della fiera, nella mentalità dell'uomo comune, sono associati all'informatico. Nella mentalità degli addetti ai lavori non sono associati all'informatico, sono associati all'uomo d'azienda, perché poi quello sono stati, con tutti i pregi e difetti del caso. Cioè è una triste destino che le grosse aziende dell'informatica poi sono conosciute non per degli scienziati, virgolette, chiamiamoli così, ma per degli uomini d'affari che le hanno tirate fuori. Ed è il triste destino del nerd, che ecco, l'unico nerd che a me viene in mente, si è costruito due nerd che sono famosi nel mondo, ma che non si sono arricchiti per quel che hanno fatto, e questo sono sostanzialmente Linus Torvalds, quello che ha ideato Linux, e quindi tutto un pezzo enorme di mondo informatico che abbiamo adesso, e Tim Berners-Lee che ha ideato il web e tutto quello che ne era, e che vabbè, sono persone noti, hanno un sacco di cariche, a parte Torvalds che oramai è un po' fuori, cioè si è messo a fare sostanzialmente il pater familias negli Stati Uniti, ogni tanto bisticcia con qualcuno, ma vabbè, ognuno c'è il suo. Però caratterino, ha il suo carattere Torvalds, fa notizia solo quando litiga e insulta qualcuno, esatto, litiga, ogni tanto litiga. Però in effetti alla fine della fiera questo è il risultato finale di quello che succede. L'altra cosa che dicevamo parlandone in questi giorni è il fatto che poi vengono sempre fuori queste coppie,
no? Di personaggi in cui sembra incredibile, ma c'è quello che fa girare le macchine e quello che va a vendere in giro. Più o meno il disegno è quello. E funziona. Tra l'altro, poi se ragioniamo nella dinamica americana, succede sempre, io perlomeno questa è la mia osservazione molto modesta, che il manager è un americano e la testa è un mezzo straniero. Nel caso, se vogliamo, della Apple, perlomeno versione 1.0, è un gran casino perché hanno messo assieme Jobs, che è un arabo. Tedesco francese tutto naturalizzato americano, con Wozniak che è un altro bel mistone di razze. Però poi alla fine della fiera si trovano con negli ultimi anni il modello che tira è il cinese alle macchine e l'americano che va a vendere in giro, più o meno questo è il format. Paul Allen era americano. Poi era un oriundo. Ricordiamo Paul Allen, che tra questi vari personaggi forse è quello Esatto. che fa meno notizia, perché Wozniak, vuoi perché è associato all'Apple, a Jobs, che sono oggi più famosi, è comunque un nome più noto. Wozniak oggi fa il pensionato allo Sgatos in Silicon Valley e se l'è comunque passata bene, non è diventato ricco come gli altri, ma molto più ricco di quanto tutti noi messi assieme possiamo mai pensare, neanche solo di sognare. Invece Paul Allen è meno famoso. Paul Allen, che è morto l'anno scorso, dopo aver lasciato la Microsoft, ha investito gran parte della sua fortuna, in parte in beneficenza e in parte in progetti di esplorazione spaziale. Giusto l'anno scorso ha volato il più grande aereo mai costruito, finanziato dall'azienda di Allen, È straordinario. un aereo dedicato al lancio di razzi a partire dall'alta quota, e sembra che non volerà più perché l'azienda non sta andando bene. Senza il suo finanziatore, senza le idee di Allen, sembra che farà una brutta fine questo povero aereo. Un Dobbiamo peccato. fare una chiamata a Gates, dagli i soldi. Veramente, Sì, no. Ma veramente. Paul Allen e Wozniak forse sono quelli che ammiro di più, devo essere sincera, perché non è perché uno si vede ovunque sia quello più bravo. In realtà io quando vedo i documentari, poi vedo sempre Wozniak che parla o vedo dei progetti che ha fatto Allen, dici, quando sei nel campo dici wow, anzi ringrazi. Allora, mi fanno notare che Jobs era più mitico e creativo, Gates era avido e antipatico. Ma A Gates era un proposito dell'immagine. imprenditore. No, Steve Jobs era uno più sognatore, quindi sembrava più simpatico per questa cosa. Poi la gente, forse con Macintosh, effettivamente è tutta bellezza, però entrambi erano dei grandissimi lavoratori, cioè nel senso, anzi un programmatore, uno che lavora nell'informatica, anche per la vendita, il marketing dell'epoca, questi personaggi, sia Jobs che Gates, erano dei personaggi che praticamente vita non ne avevano, quindi forse gli ha fatto perdere l'umanità in un certo senso, però cioè, facevano lavorare gli altri, ma lavoravano anche loro. Cioè, nel Beh, sicuramente, senso. Scusami, Andrea, dimmi. prego. Ma sicuramente quando sei a quel livello il lavoro assorbe gran parte del tuo tempo e delle tue risorse per arrivarci e per rimanerci, è Poi devi pagare naturale. della gente, non puoi sbagliare, c'è la tua autostima personale, magari che è quella parte sbagliata, o anche il guadagno che ti fa un po' sbagliare anche, ma dall'altra parte quando fai delle aziende così grosse, di cui poi non controlli più tanto in realtà, perché più ci sono soldi, meno controlli in realtà, non puoi nemmeno fare il difficile, devi lavorare tanto, devi pretendere tanto e magari puoi anche essere disumano, è brutto da dire, però cioè io non lo so, non mi permetto di giudicare perché non sono a questo livello e non saprei cosa farei al posto loro. Non penso che né Gates né Jobs siano stati né cioè, penso che entrambi siano stati terribili con i loro dipendenti, perché nei documentari non è che sempre ne parlino sempre bene, però da un'altra parte erano anche appassionati e poi forse, cioè, non so, non mi sentirei proprio di giudicare
Non saprei, non sono arrivata, non sono miliardaria, non sono milionaria, non sono a questi livelli, quindi sì, cioè, non sono dei santi, ma non saprei, non li condannerei nemmeno. Sì, allora io dico solo una cosa, secondo me in effetti Jobs, se dobbiamo fare dei distinguo rispetto a Gates, che è un quadratone, secondo me, cioè una molto più boom, aveva una vena artistica che poi un po' ha anche trasposto, no, nel lavoro, nell'approccio che ha fatto, con delle invenzioni a volte veramente geniali, io quello devo dire. E forse per quello che lui si è portato dietro, come dire, questa fama, no? Questa iconificazione della sua vita, anche della sua morte. Una vena artistica vera va riconosciuta al personaggio, con genio e sgolatezza, ecco questo qui. L'altra cosa che secondo me distingue già in maniera piuttosto chiara i due personaggi è anche il loro rapporto con le donne. Bene o male, Gates è uno quadratissimo, nel senso che si è sposato a una sua collega, adesso non mi ricordo, Eugenie saprà meglio la storia, No, si sono rincontrati in una cena aziendale, niente di quindi è una straordinario, nel roba senso. abbastanza, direi, da, scusami, mi scusino i bancari, da bancario. E invece Jobs ne ha combinati abbastanza fra figli sparpagliati, Lisa e non Lisa, poi a un certo punto Deo Gratias, se tra l'altro è stato uno che ha sempre avuto una, come dire, una privacy che se l'è tenuta strettissima, no? Per andare a capire i casini che aveva combinato, sono stati impiegati un po' dopo. Mentre sostanzialmente poi un altro personaggio di cui si parla veramente pochissimo, se ne è parlato un po' quest'estate perché aveva parcheggiato un po' male lo yacht, è la vedova di Job stessa che ha ereditato due o tre cosucce, come dire, no? Nel senso che diciamo che anche i suoi figli che hanno avuto assieme vivranno una vita tranquilla per almeno qualche generazione perché qualche soldino gliel'ha lasciato il papi. E ci sta ampiamente, anche perché fino a poco tempo fa la Apple era l'azienda che alla borsa americana aveva la maggior capitalizzazione, quindi un gallinone dagli uova d'orone. Ah, non senti più, Andrea? No. Ok, Ok. sono tornato tra voi. Scusate, un momento di difficoltà tecnica, a volte la tecnologia rema contro. Ma Vittorio, un'altra domanda provocatoria, ma questa vena creativa di Jobs è vero che era in qualche modo alimentata da sostanze chimiche? Allora, Che tipo di rapporto ha avuto Jobs con le droghe? lui l'ha ammesso, diciamo, non è che proprio se ne sia vantato, però ha ammesso, come molti di quell'epoca, in quei tempi, in quella zona geografica degli Stati Uniti, di aver usato sostanze, droghe, chiamiamole così, in quei tempi andava di moda l'LSD, eccetera, eccetera. Bisogna anche dire, a me fa piacere, cioè è una cosa che non dico mi fa piacere, però è una cosa che è un pezzo, un anello mancante di storia di certe cose che è giusto che venga ribadito. Ma non perché è un pezzo forte. Molte cose che sono nate in quella zona geografica degli Stati Uniti, quindi sostanzialmente California dintorni, Silicon Valley dintorni, un po' dello stato di Washington, quindi quello da cui arriva, come si chiama, Gates stesso, quindi Seattle e dintorni, era tutta gente dove c'era una prevalenza fortissima della cultura hippie, o post-hippie per dirla in termini storici forse più precisi, se vogliamo, tutto il primo filone anche socio, come dire, di pensiero politico che c'era dietro alla nascita dei primi personal computer era molto legato alla libertà, alla volontà di crearsi autonomamente degli strumenti per, mettiamola così, fare un mondo migliore, no?
E questi soggetti qua, però, come dire, non è che non andassero piano con certe soltanto psicotrope che se arriva la, dalle nostre parti la guardia di finanza si porta via tutto, no? Cioè, era una cultura molto libera, l'amore libero e tutto libero, che però alla fine della fiera, come dire, ha creato un pezzo enorme della storia economica e dello sviluppo degli strumenti con cui più o meno viviamo oggi, e non bisogna dimenticarlo, ecco, come secondo me è un pezzo fortissimo, no? Non per niente, per due cose: sono il fatto che noi ci ricordiamo l'estetica di questi personaggi non quasi mai come personaggi particolarmente incravattati, ma molto casual, molto liberi, molto tranquilli. Non per niente, se uno va a frequentare anche oggi quelle zone degli Stati Uniti, si rende conto che il modello, non lo so, businessman della City di Londra, lo guardano, ma questo dove va? E no, c'è molta tendenza diversa, e questo è un... diciamo pure che un certo uso di sostanze psicotrope, quindi, era quasi pervasivo. Poi, ecco, secondo me invece il buon Gates su quello si è andato molto leggero, ammesso che ci sia finito. La cosa peggiore che ha fatto è quella foto che è passata prima, quando a giocare a poker e fare feste. Gli piacevano tanto le feste e giocare a poker, sembra. Lui è tranquillo. Lo beccano a giocare, da noi avrebbe giocato a briscola se nasceva da questo. Ecco, questa foto qua invece lì un po' gli è scappato un momentino l'acceleratore, proprio letteralmente, e gli hanno fatto, come dire, un simpatico verbale. È come ogni nerd, poi a un certo punto anche si bruciano un po' il cervello, anche comunque, nel senso, vorrei quando uno convive col codice... Da alcuni che ci seguono, poi ti fa fuori, no, ma lo sapranno anche loro. Cioè, quando sei un programmatore, proprio un grande programmatore, il cervello, cioè, sono tanti anni di esercitazione, cioè, non è facile. Poi quando sei proprio bravo, devi aggiornarti giorno e notte per essere competitivo. In più, forse abbiamo un socio, Elia Bellussi, che forse fa parte di queste persone che si aggiornano molto e che studiano tanto. Un saluto Elia, che ci sta commentando. Esatto. Comunque, qui il pubblico... No, c'è un altro commento: Gates è un opportunista e Jobs un visionario. Jobs è più simpatico al nostro pubblico, sa, immagine, sì, sa che i computer Mac sono più fighi, non lo so. Beh, Jobs, diciamo che, essendo, come diceva Vittorio, è stato più bravo a nascondere la sua vita privata. Cioè, certo. No, ma Gates, come dico, sì, era un imprenditore, nel senso che a un certo punto ha visto i soldi, effettivamente forse è stato un po' troppo, ha un lato brutto, che per assurdo poi è partita la beneficenza, però effettivamente quando ha capito, leggevo sempre che quando era giovane poi ha capito che i soldi si potevano fare con i programmi, effettivamente non è che si facesse così tanti problemi, faceva programmi, trovava dove poteva funzionare, andava, si buttava nella cosa che poteva fargli guadagnare, sì, forse è stato un po' andato come un toro nella sua strada. Un aspetto importante che abbiamo già analizzato in parte, cioè che poi alla fine della fiera Jobs, proprio per il personaggio che era molto più raccontabile. Quindi io sono usciti una quantità di libri, cioè li stavo leggendo, avevo la testa bassa perché sfogliavo libri, no? Che ho qua, dedicati più o meno tutti a Jobs, con tanto di autobiografia autorizzata, perché poi quella autorizzata dice tutte rose e fiori, no? Le altre ovviamente vanno un goccettino più pesanti. E poi, vabbè, il fatto che poi abbia avuto anche dei film dedicati, che non sono documentari, sono film, quindi robe, fiction per usare un termine americano, ecco, vuol dire che il personaggio si presta di più a essere raccontato. È più un errore nella parte commerciale, in effetti, cioè è sorprendente vedere un tecnico che poi è diventato un personaggio pubblico di questo livello. Anzi, di solito quando uno è tecnico vuole però più stare con computer. Lui ha avuto la grande capacità di essere la persona che doveva
fare delle scelte strategiche per un'azienda che più di una volta si è trovata di fronte al baratro. Se vogliamo, anche il nostro amico Tim Cook, fra un po', nonostante vendano, stravendano e tutto, però anche lì, sta cambiando in questo momento il mercato degli smartphone e di altre cosucce che Apple vende, da quando è morto Jobs, che si può anche criticarlo finché vi pare, ma non è che l'Apple abbia tirato fuori delle innovazioni così. No, Steve Jobs era quello, anche al Genius Bar c'è una differenza, da quando è mancato Steve Jobs ti seguono meno. Io quando avevo il Mac sono rimasta proprio sconvolta, perché eri seguito tantissimo, perché si vede che era molto rigido sotto Steve Jobs, quindi effettivamente pagavi tanto ma eri servito bene. È brutto da dire, ma è così. Poi adesso ho dovuto, vi racconto un aneddoto abbastanza divertente. Io avevo un MacBook Pro, che quindi non sono economici per il lavoro, e si era rotto la scheda madre, e quindi panico totale perché non ho fatto il backup. Vado all'Apple Store, che non citerò di dove era. Praticamente porto il mio MacBook Pro per dire, perché avevo il leasing, porto il mio MacBook Pro, dico, il problema è che per il mio lavoro io devo usarlo, come faccio? Ah, no, devi farla prendere appuntamento, quell'appuntamento. In realtà non voleva prendermi il computer perché stava riparando, cioè aiutando a sistemare un iPhone, perché un'applicazione di una signora non funzionava. E quindi ho dovuto proprio sgridarli in mezzo al negozio per poter farmi riparare il mio computer. Ha funzionato, dopo 2 giorni l'ho recuperato. Però tempo fa... Quando c'era lui, i MacBook li aggiustavano subito. Sì, perché c'era per le aziende, c'era una corsia preferenziale. Non dovevi pagare 100.000 euro in più per essere servita. Cioè, nel senso che è passato... Però anche, scusate, una cosa che è sostanziale è che... Jobs è stato molto più vendibile come prodotto persona, uno perché faceva degli oggetti molto fortemente materiali, ok, computer, l'altro faceva cose molto più smaterializzate. Il fatto che poi a un certo punto Apple poi si sia inventata anche la, forse per quelli che si occupano di certe cose non troppo geniale, ma per il contesto in cui viveva Apple, geniale idea degli Apple Store. Gli Apple Store per qualcuno è già tanto che quando entri dentro non ti facciano fare il segno della croce o tranne i pagani, perché vengono vissuti. Adesso è un po', anche lì, questo è vero, dopo che è morto Jobs anche quella religiosità rituale si è un po' persa, anche perché un po' di cose meno fighe le hanno fatte. Però alla fine della fiera l'Apple Store, io guardo quello che ci passo tutti i giorni quando andavo ancora in ufficio prima di questo periodo divertente, e ha anche proprio un'estetica scenografica da chiesa, no? E lui se l'è studiata tutta lui, e questo approccio, direi, liturgico dell'acquisto. Il povero Gates vendeva e vende scatoloni con dentro un software, no? Adesso non ci sono più neanche gli scatoloni, almeno prima erano più scatolotti. L'altra cosa che sarebbe interessante notare è che tutti e due si sono, in maniera diversa, perché forse Microsoft e quindi Gates, e c'era ancora Gates se non ricordo male, si è la sgamata meglio, hanno tentato di entrare in un mercato che è quello delle uova d'oro potenziali, nell'ambito dell'informatica, che è quello dei giochi, e sono vagamente tutti e due stati sconfitti, nel caso direi di Apple quasi con perdite, nel caso di Jobs con come dire, non successone, però ha una piattaforma che ha ancora girato e che gira ancora. Poi sono arrivati ad esempio la Wii, che secondo me la Wii se la sarebbe inventata Jobs se solo fosse stato più in forma in quei tempi, perché la Wii proprio ha cambiato l'interfaccia, ha cambiato la dinamica che stava dietro al modo con cui giocavamo, no, giocavano io con una ciofeca, con i videogame, quindi sostanzialmente il sistema di pilotaggio in mano, ma fatto a evoluzione più o meno satanica del joystick. Allora, lì Microsoft per le console sono messi bene comunque. Sono messi bene, ma non benissimo, ecco. No, però la grande cosa. Questo è stato il... No, quando c'era la Kinect anche era fantastica. Cioè, però la Xbox è stata probabilmente il vero grande successo della gestione di Ballmer.
la prima Xbox è uscita che c'era ancora Gates, ma durante la gestione Ballmer Microsoft ha perso in diversi fronti, quello del mobile è stato disastroso, ma sulla Xbox sono riusciti a affermarsi come la seconda forza nelle console. Sì, no, Ballmer non ha fatto bene. Invece il nuovo Satya Nadella sta facendo dei bei passi avanti, anzi col Surface e tutto sta A andando alla grande. proposito, ma Eugenì, ma tu hai un MacBook? No, non ce l'ho più perché praticamente da questa storia 2 volte ho comprato i MacBook Pro, 2 volte la scheda madre si è rotta, quindi poi alla fine ho deciso di tornare al mio primo amore che era Microsoft. Windows, perché ce l'ho avuto da piccola, 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 e quindi ho il Surface adesso. Ecco, meno male. Anzi, Sì, non è stato il mio primo computer, anzi, il primo computer è dietro di me. Questo è stato l'Amstrad 6128, questo è stato il mio primo computer, in realtà. Questo qua. Quindi completamente fuori dai giochi di questa sera, perché era Sì, tutta un'altra avevo 5 categoria. anni che mia mamma diceva: sicuramente i computer nella tua vita avranno una grande importanza, e non si è sbagliata. Vedi? No, no, è stato un caso, ma un bel caso. Oggi con Nadella la Microsoft sembra andare meglio rispetto alla gestione Ballmer. Questo sembra confermare la visione che hanno alcuni che le aziende di informatica vanno meglio quando sono amministrate da qualcuno che ha una formazione informatica. Prima Gates, oggi Nadella, con Ballmer che era di estrazione un manager, le cose sono andate peggio. D'altra parte, Apple è risorta con il ritorno di Jobs, che comunque, pur non essendo un tecnico come citavano prima gli altri, ha un'estrazione tecnica alla base, cioè bene o male un po' ha programmato Jobs, a differenza di Ballmer che invece è un manager. Vabbè, Vabbè, questa è un'osservazione è uno estemporanea. specialista delle donne principalmente, sembra. E anche del ballo sul palco, developers, È un po' troppo developers. fuori, però. Deve essere anche lui un altro personaggio molto particolare. Signori, noi andremo avanti anche tutta la sera, cioè, si è fatto un po' tardi ormai, quindi vi direi di salutare il pubblico magari con un'ultima considerazione di ciascuno su la chiusura, un'ultima chiosa sui vostri personaggi. Vittorio, lo vedo molto assorto. Vittorio, No, tremendo. come No, saluti il nostro pubblico? Con stay angry, stay foolish? No. Io penso che Jobs meriti di essere ricordato sostanzialmente anche per una capacità che io chiamerei, visto che è di moda in questo periodo, di resilienza, no? Perché poi di porta in faccia lui se l'è pigliata, eh? Era un discreto figlio di buona donna, quindi poi risponde, cioè dopo un po' non gliela mandava a dire. Però alla fine della fiera di errori ne ha fatti, tante volte, secondo me, gli errori che ha fatto lui sono stati quelli di, come abbiamo raccontato Newton, un'altra cosa che era partita con grandi ambizioni era iWorld, che poi era sostanzialmente il rimodellarsi dell'internet sulle piattaforme sue, cioè sui suoi computer. Quello che però secondo me è interessante da capire è che poi alla fine della fiera molto più anche si è venduto, cioè, come dire, è stato percepito nella maniera tale tanta che ha portato davvero quella specie di sogno americano, perché come abbiamo detto all'inizio, lui è sostanzialmente quello che in Italia si chiamerebbe figlio di NN, quindi sostanzialmente consegnato dai genitori a un'altra famiglia, mettiamola così, però come dire, così, tra l'altro. E quindi partendo da non troppo è riuscito a crearsi una cosa che oggettivamente fa proprio parte della saga dell'americanità e del sogno americano che ci vengono a raccontare un giorno sì e un giorno no. Forse questa è la cosa, secondo me, al di là delle sue doti di informatico, di creativo, di visionario, è uno che poi alla fine della fiera ha venduto bene la pellaccia finché la pellaccia l'ha tenuto, nel senso che poi. E uno in ogni casa.
In pratica io concluderei così, perché se Gates non avesse fatto Windows, forse ai tempi mia mamma non avrebbe potuto comprarmi un computer perché i Mac costavano troppo. Quindi lo ringrazio di aver fatto entrare un altro computer a casa e per il fatto che oggi sono qua a parlarvi di informatica, diciamo. Quindi, anche se è un brutto personaggio per molti, per me il fatto di aver potuto avere anche internet con un modem e rubare la linea telefonica a mia madre, poter avere questo scatolone che mi ha portato nel mondo intero, io lo ringrazio. Ecco. Ciao a tutti. Okay. Ok, allora ringraziamo i nostri quattro protagonisti, Steve, Bill, Vittorio ed Eugenie. E ringraziamo soprattutto il pubblico che ci ha seguito stasera e il futuro pubblico che ci seguirà in differita, che ci guarderà su qualche piattaforma di streaming. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima.